Buonasera, buonasera a tutti, io non vedo assolutamente niente. Mio nome è Marco Ferrari, sono un giornalista scientifico, un biologo, collaboratore di Focus e sono stato incaricato di presentarvi una persona molto importante, molto brillante, che ha scritto un libro, secondo il mio modestissimo parere, molto peculiare e interessante, pieno di sorprese. La persona è Pier Giorgio Di Freddi, voi lo conoscete senz'altro di nome, lo presentiamo come matematico, logico, comunicatore, polemista. Io direi di accoglierlo per cominciare a presentare il libro e parlare poi di altre cose. Prego. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Io avevo preparato una serie di domande, ma me le sono già dimenticate, erano sul computer, ma non importa. Credo che stasera cercheremo di capire una cosa piuttosto complicata, almeno per me. Io il libro ovviamente l'ho letto, l'ho divorato in un giorno e mezzo, letteralmente, e fatto male? No, bene. Va bene, benissimo. E la mia prima domanda che mi sono fatto, che è la stessa che pongo al professore Di Freddi, è questa. La maggior parte dei matematici e dei fisici che conosco trattano la natura, gli animali, le piante, i batteri, queste cose qua, come un qualcosa di umido e viscido, senza una forma definita, un po' strani, e cercano di affrontarli con la loro logica. Molto spesso, credo che non sia una sorpresa, i fisici mi dicono ma noi trattiamo le mucche come se fossero sferiche in mezzo allo spazio. Quindi la mia domanda è: perché un matematico, un logico che è, diciamo, al pinnacolo della scienza ha voluto mischiarsi con questi esseri inferiori? Perché ha voluto cercare di introdurre il mondo degli animali nella sua immensa cultura? Beh, anzitutto io non penso che gli animali siano inferiori, anche se per molto tempo la nostra cultura ha effettivamente pensato questo, che l'uomo fosse il sommo del creato, come diceva la mitologia religiosa, e che soprattutto la Bibbia ci incitava, dice, tutto quello che c'è, in particolare le piante e gli animali, è al tuo servizio, tu puoi farne cosa vuoi, la puoi sfruttare e così via. Oggi fortunatamente non tutti la pensano più così, ancora molti la pensano così. E poi è vero che i matematici e i fisici hanno un'idea degli animali un po' astratta, un po' semplificata, appunto, no? Come magari qualche cosa che assomiglia a dei solidi geometrici, eccetera. Ma in questo libro io mi sono messo invece dalla parte di scienziati che sanno il fatto loro, cioè i biologi, i medici addirittura, che studiano gli animali perché sanno benissimo che in realtà, lungi dall'essere inferiori, sono talmente tanto come noi che in realtà, studiando loro, noi capiamo noi stessi, capiamo la natura anzitutto, perché guardando gli animali loro appartengono alla natura e studiarli significherebbe conoscere il mondo, così come uno può conoscere una stella. Però quando si studia una stella, un pianeta o così via, non è che poi veniamo a sapere qualcosa di noi, mentre invece quando studiamo gli animali veniamo talmente a sapere qualcosa di noi che un signore che si chiamava Jacques Monod, un famoso medico che poi prese il premio Nobel per la medicina negli anni 60, divenne famoso per un libro che si chiamava Il caso e la necessità, che fu un grande successo letterario, lui coniò addirittura un motto, e il motto era ciò che vale per il batterio, che era quello che lui studiava l'Escherichia coli, che sta in gran quantità dentro i nostri intestini, ciò che vale per il batterio vale per l'elefante. E l'elefante era praticamente l'idea del più grande animale terrestre, volendo poi ce ne sono anche di più grandi nel mare, per esempio le balene. Però l'idea che ciò che vale per il batterio vale per l'elefante in realtà significa che tutto ciò che ci sta in mezzo, compreso noi, in realtà funzioniamo nello stesso modo. Non sempre, ovviamente, per esempio dal punto di vista sessuale, tanto per dire, no? Noi siamo animali molto particolari e apparteniamo a delle classi, a delle famiglie, eccetera, quindi da quel punto di vista lì non era quello che intendevamo noi, ma per esempio il funzionamento del nostro DNA, come sono fatti i geni, il funzionamento del sistema immunitario, quello è uguale per tutti, anche perché in realtà tutti discendiamo da un unico antenato comune.
che si chiama Luca, ma soltanto non perché è stato battezzato così, ma perché è the last universal common ancestor, quindi l'ultimo nostro comune antenato, che non significa il primo essere vivente che è arrivato sulla Terra, ma il primo che ha dato origine a tutti quelli che vengono dopo. Gli altri magari che ci sono stati si sono estinti e non sono più loro, quindi. Perfetto, abbiamo introdotto il perché di un libro di questo genere, però il libro non è soltanto una carrellata di animali, ma ogni singola specie, ed è questo secondo me la cosa più interessante, è presa in sé, come ha detto prima il professor Odifreddi, ma è presa anche come simbolo. Perché la cosa fondamentale è che ogni singola, poi vedremo, avremo nel prosieguo della nostra serata, avremo una carrellata di specie, alcune perché sono 36 se non mi sbaglio, ne abbiamo prese una parte, quelle che, questa purtroppo la scelta è mia, non è benissimo, quindi, va bene, le ho messe quindi. Perfetto, quindi riusciamo a ragionarci su quello. Ogni singola specie, dicevo, è presa come simbolo di qualcosa, non soltanto un simbolo della ricerca, poi vedremo perché, non solo il simbolo del ricercatore stesso, ma a volte, e molto spesso, e questa è la cosa più interessante secondo me, come un simbolo anche per, si potrebbe dire, una metafora per i poeti, una metafora per i letterati in senso più lato, per gli umanisti. Quindi da certi punti di vista questo libro è un libro multiculturale, si potrebbe dire, cioè ogni animale è visto da tanti punti di vista. È stato difficile fare una scelta di questo tipo e di ogni animale cercare tutti i punti di vista così diversi? Agli inizi no, perché in realtà l'idea mi è venuta proprio perché mentre scrivevo i primi capitoli mi venivano in mente altre cose, magari libri che avevo letto in cui gli scrittori scrivevano appunto di quell'animale lì in particolare, e allora mi divertiva andare a cercare le citazioni. Poi è diventata anche una sfida, perché a volte, per esempio, ho citato prima l'Escherichia coli. Ora, in genere gli scrittori non è che scrivono libri su un particolare batterio, però, per esempio, Primo Levi, che era uno scrittore particolare, perché come voi, molti di voi probabilmente sapranno e ricorderanno, era un chimico di formazione, che poi è diventato scrittore agli inizi noto per i libri che aveva scritto sulle sue esperienze in campi di concentramento, ma poi ha scritto libri bellissimi sulla scienza, in particolare vi consiglio Il Sistema Periodico, che è una collezione di racconti fatti questa volta non sugli animali ma sugli elementi della tavola periodica di Mendeleev. E lui, Primo Levi, che scriveva anni fa, una quarantina di anni fa, per il giornale di Torino che si chiama La Stampa, a volte faceva delle cose interessanti, per esempio ha fatto un'intervista a un'Escherichia coli. E allora sono andato a prendere quella e nel capitolo sull'Escherichia ci ho messo quella. Però la cosa interessante, tu hai detto multiculturale, che è vero, ma si potrebbe dire biculturale, perché c'è quell'espressione che avrete sentito nominare, che è le due culture, come se fossero l'un contro l'altra armata, cioè l'umanesimo da una parte e la scienza dall'altra. E queste due culture non si parlano, sono, se devo dire la verità, soprattutto gli umanisti che non parlano agli scienziati, perché gli scienziati... È ovvio che pensino che la cultura sia anche umanistica, tutti gli scienziati fanno quello che fanno tutti, leggono romanzi, vanno a vedere i film, visitano i musei e così via. Gli umanisti sono più restii, perché loro pensano che la cultura sia la loro e quello che fanno gli scienziati in realtà non siano semplicemente cose tecniche. Lo dice uno scienziato, ovviamente, quindi prendetela con... Lo diceva in realtà Benedetto Croce, che scienziato non era, no? E che è colui che in realtà in Italia purtroppo ha introdotto quest'idea della separazione delle due culture. Croce e il suo sodale Gentile, che sono stati tutti e due ministri dell'istruzione, Croce nell'ultimo governo Giolitti, uno degli ultimi governi prima del fascismo, e Gentile invece nel primo e ultimo governo Mussolini, che durò 20 anni, e purtroppo sono stati loro che hanno fatto questa separazione fra i licei da una parte e gli istituti tecnici dall'altra. Croce diceva quelli che comandano devono sapere le odi di Pindaro, devono leggere la filosofia, quelli che lavorano devono sapere come funziona l'elettricità, il magnetismo, la meccanica, eccetera, no? E questo
questa è una cosa tremenda, perché fa capire che c'è una separazione, appunto. Negli anni 50 ci fu un signore che si chiamava C.P. Snow, che scrisse, era un letterato, e scrisse appunto, coniò lui questa espressione, le due culture, dicendo quello che ho appena detto, cioè che in realtà sono gli umanisti che devono cercare di avvicinarsi alla scienza. Come si fanno ad avvicinare gli umanisti alla scienza? Si cerca, per esempio, in un libro come questo, di fargli vedere come molti grandi scrittori hanno parlato esattamente delle stesse cose che poi gli scienziati hanno studiato dal loro punto di vista. Faccio un esempio, tanto per dire, no? C'è un capitolo sulle api. Perché uno si dovrebbe preoccupare delle api? Beh, perché in realtà le api sono insetti sociali, vivono come noi in una società. E non solo, a differenza di tanti altri animali o altri insetti, ce ne sono anche altri, le formiche per esempio, le termiti e così via, ma poi se uno guarda molti animali sono sociali, vivono in branchi più o meno grandi e così via. Ma le api si parlano e si comunicano informazioni. Ora uno può chiedersi, ma di cosa parlano le api? Parlano di ciò che alle api interessa, esattamente come facciamo noi umani, parliamo delle cose che interessano a noi umani, no? E che cosa interessa alle api? Beh, ovviamente interessano le cose che servono a fare il miele, cioè dove sono i fiori, quali sono i fiori più sgargianti. Tra l'altro notate che noi vediamo soltanto alcuni colori di fiori, perché abbiamo una vista che è limitata allo spettro visibile, alla parte visibile dello spettro elettromagnetico, no? Loro vedono anche al di là di questo spettro, non tutto ovviamente, no? Però vedono altre cose che noi non vediamo. E devono dire alle loro compagne, quando una di queste api ha trovato un fiore particolarmente ghiotto, no? Tornano all'alveare e devono dire: guardate che là c'è questo fiore che dovete andare a bottinare. Come fanno? Beh, fanno anzitutto dal punto di vista matematico, gli dicono l'angolo che devono seguire rispetto a cosa? Perché poi dove si misurano gli angoli? Rispetto al sole. Quindi dicono il sole lì, tu vai 30 gradi a destra del sole. E soprattutto ti dicono la distanza, questo è quello che i matematici chiamano le coordinate polari, no? E come lo trasmettono questo? Devono parlarsi fra loro, ovviamente non hanno la bocca, non hanno la laringe, la lingua, eccetera. Danzano, fanno delle danze e a seconda dei movimenti delle danze fanno delle danze a otto, quindi l'otto c'ha un asse e l'asse indica la direzione appunto rispetto al sole. E dicono anche la distanza come, beh, questo dipende dalla lunghezza e dalla velocità della danza, no? E c'è un signore che è riuscito a decifrare questo linguaggio. Voi direte: come facciamo a saperlo? Perché ha cominciato, ha decifrato il linguaggio e poi diceva alla gente: guardate che stanno dicendo che adesso le loro compagne dovranno andare a tanti gradi in questo posto. Ci andavano e loro stavano effettivamente arrivando, quindi ha fatto la prova, no? Questo signore si chiama von Frisch e ha preso il premio Nobel ovviamente per la medicina, è uno dei grandi etologi dello scorso secolo. Cosa c'entra questo con le due culture? Perché mentre scrivevo questo capitolo mi sono ricordato che in Guerra e Pace, che è considerato il più grande romanzo che sia mai stato scritto in questi 200-300 anni di vita del romanzo, perché il romanzo non è sempre esistito ovviamente, no? È qualcosa che è nato verso il 600-700, no? E però si considera Guerra e Pace come il più grande, anche non soltanto come dimensioni ma anche come qualità. Ebbene, le api hanno un ruolo importante in questo romanzo, in parte perché Tolstoi viveva in una grande tenuta che io ho avuto il piacere di visitare vicino a Mosca, si chiamava Yasnaya Poliana. Lui era un conte, in realtà uno dei suoi nonni era addirittura un principe durante lo zarismo, e ancora oggi ci sono le arnie delle api che lui aveva in questa sua grande tenuta. E c'è una grande scena, forse chi di voi ha letto Guerra e Pace si ricorderà che c'è questa storia dell'invasione napoleonica della Russia e i russi che arrivano, 500.000 soldati che entrano in Russia, cercano di conquistare Mosca, non ci riescono, tornano indietro, moriranno quasi tutti, ne usciranno 30.000 e Napoleone non ci sarà più perché era scappato prima di tutti a gambe levate quando aveva visto che le cose andavano male. Cosa c'entrano le api? Perché la tattica dei russi era stata quella di fare terra bruciata, quella che oggi chiamiamo così e che è derivata da lì, no? Bruciavano i campi, abbandonavano le città, eccetera. E addirittura quando l'esercito francese, senza trovare resistenza, è entrato dentro Mosca, l'ha trovata deserta.
c'erano pochissime persone, ormai tutti i moscoviti erano scappati e aspettavano che i francesi cominciassero a tirare la cinghia e a sentire il freddo dell'inverno. E Tolstoi racconta in 3-4 pagine bellissime com'era Mosca abbandonata dai moscoviti. E come la racconta? Dice: Mosca era come un'arnia quando l'ape regina se n'è andata dall'alveare. E incomincia a raccontare in queste pagine, perché Guerra e Pace poi è così, è interessante per le parentesi che apre nel discorso, racconta per l'appunto cosa succede in un'arnia che è praticamente una specie di monarchia, dove c'è una regina che tiene insieme tutto l'alveare. Nel momento in cui o la regina muore oppure qualcuno arriva e la porta via, come fanno a volte gli apicoltori per studiare o per usufruire dell'alveare, e effettivamente no, ci fa questo paragone. E questo si può fare con tantissime cose. Prima ho citato le formiche, per esempio, che sono anche loro insetti sociali. Le formiche, per esempio, ho trovato, mi sono ricordato che leggendo 100 anni di solitudine, che molti di voi avranno letto, uno di nuovo dei grandi romanzi dello scorso secolo, degli anni 60 del Novecento, quando alla fine di questa epopea dei Buendia tutto crolla, naturalmente piove per anni su questa città, Macondo, che io tra l'altro ho visitato, perché molti non sanno che Macondo esiste veramente, si chiama in un modo diverso, si chiama Aracataca, sta al nord sopra Bogotà, no? A qualche centinaio di chilometri da Bogotà, e García Márquez da bambino viveva lì. Macondo era semplicemente l'industria che lui vedeva affacciandosi da casa sua, no? Ed era il cartello così. E cosa succede alla fine di questo diluvio universale in cui Macondo viene distrutta? C'è la profezia che era già stata fatta agli inizi, che infatti conclude il libro, in realtà le formiche invadono quello che rimane del paese, addirittura si mangiano tutto quello che c'è, il figlio dei due ultimi sopravvissuti è un bambino, muore perché viene attaccato dalle formiche, si vede questo cadavere che se ne va trasportato da un esercito di formiche. E di nuovo, no? In questi due grandi romanzi, Guerra e Pace e 100 anni di solitudine, gli animali hanno un ruolo che non è centrale, ma è un ruolo che non è nemmeno secondario, sono le grandi metafore di quello che Tolstoi o García Márquez volevano dire. Allora il tentativo è stato questo, di mettere insieme le due cose, di far vedere che ci sono due sguardi che sono complementari, ed è bello vederli tutti e due, no? E appunto a volte è stato un po' più complicato trovare le citazioni, ma più in generale l'idea, poi ho voluto, perché poi volendo si trova di tutto, ma ho cercato di tenerla al massimo livello. Cioè, quando potevo citare i premi Nobel, per esempio, come García Márquez, Tolstoi è vissuto nell'Ottocento, non c'era ancora premio Nobel, ma citare scrittori di quel livello, così come dall'altra parte citare invece premi Nobel della medicina e far vedere che quando si prendono i premi Nobel, no, probabilmente no, si è al massimo livello, quindi vale la pena sapere cosa hanno fatto uno e l'altro. Il racconto finora del professor Di Freddi è proprio il libro, cioè lui ha preso due esempi del libro, però ha inserito tante altre cose. C'erano la cosa più interessante, secondo me, del libro sono proprio, come in Guerra e Pace, le parentetiche, cioè le cose che uno non si aspetta di trovare in un libro che parla di scimmie e di vermi. Ora abbiamo ancora 23 minuti e 2 secondi, quindi cerchiamo di fare questa piccola carrellata di ognuno. Poi alla fine lascerei 5 minuti, ma proprio 5 minuti, al pubblico per un giochino che dovrebbe essere un giochino molto rapido, molto televisivo, scusate la parolaccia, non volevo dirla. Dovete pensare fino adesso, in questi 20 minuti, alcuni animali che secondo voi potrebbero entrare nel prossimo libro, così facciamo fare meno fatica al professor Di Freddi, prende spunto da voi e vi scrive, vi darà poi i diritti d'autore quando sarà pronto il prossimo libro. Allora, se posso dire la cosa divertente, che poi mi sono appassionato, io ovviamente, come è stato detto, sono un matematico, ho studiato altre cose, anzi un matematico molto particolare, perché studio la logica matematica, che è la parte ancora più astratta, no, della matematica, e quindi già i numeri per me e le figure sono cose molto concrete, però mi sono appassionato a queste cose andando a viaggiare, perché anni fa, per esempio, con i bambini eravamo andati, avevamo fatto una specie di spedizione, era l'anniversario
di Darwin, che Darwin nacque nel 1909 e nel 1959, quindi è facile ricordarselo, 50 anni della sua vita, pubblicò il suo capolavoro L'origine delle specie. E forse saprete che Darwin fece tutto il giro del mondo su un brigantino della marina britannica che si chiamava il Beagle. Quando era studente è partito a 23 anni e è tornato a 28 anni, perché una volta i viaggi si facevano così, si partiva e si tornava 5 anni dopo, dopo aver fatto tutto il giro del mondo così. E una delle grandi tappe che Darwin fece e che fu importante per l'evoluzione del suo pensiero, perché Darwin partì, aveva fatto addirittura studi di teologia, quindi era un creazionista, credeva che Dio avesse fatto e creato le specie esattamente come sono adesso, cioè tutte belle fatte, belle differenziate, quelle erano, quelle non cambiavano, eccetera. E col passare del tempo, cominciando a guardarsi intorno, si accorse che forse le cose non stavano così. Se ne accorse per esempio in Australia, dove ovviamente la fauna è completamente diversa da quella che abbiamo noi. Ci sono i marsupiali, ci sono i cani col marsupio, i topi col marsupio e così via, no? Sembra quasi, lui diceva, infatti scrisse, dice, sembra quasi che quando uno è qui si accorga che c'è stato un secondo creatore, o che ci sia stata almeno una seconda creazione, no? Che Dio abbia giocato un gioco e poi dopo dice là lo gioco simile ma diverso, no? Così. Ma la tappa fondamentale che gli fece cambiare idea furono le Galapagos, che sono delle isole sperdute di fronte al Perù, ma molto lontano, di fronte all'Ecuador, in realtà appartengono all'Ecuador, molto lontano, migliaia di chilometri dalla costa, isolate completamente, e proprio questo isolamento aveva fatto sì che lì si fossero sviluppate delle specie molto particolari, di iguana per esempio, di uccelli, le sula e così via. E lui guardando lì cominciò ad avere dei dubbi e tornando indietro in quell'anno che ci volle per tornare indietro dalle Galapagos fino all'Inghilterra, cominciò a sviluppare queste idee. E allora nell'anniversario ed era il 2009, abbiamo raccolto alcuni amici, i figli che all'epoca erano piccoli, e siamo andati a fare i mini Darwin, cioè siamo andati con i bambini alle Galapagos a spiegare cosa Darwin aveva visto, ed è un ambiente meraviglioso. Quindi per esempio lì, oppure in Australia dove io ho insegnato per un semestre anni fa e dove poi ero tornato, eccetera, a forza di vedere questi animali, anche un matematico si commuove, no? E incomincia a interessarsi, legge magari libri. Sono andato appunto una volta in Australia e avevo letto un libro sugli ornitorinchi, che sono questi animali stranissimi, no? Che non si capiva bene che tipo di animali fossero, perché avevano un becco d'anatra, poi però facevano le uova, ma c'avevano il marsupio, no? E cioè, non si capiva, ed erano un dilemma per coloro che studiavano la biologia. E allora, a forza di mettere insieme queste cose, mi sono interessato a questi animali. Ma scrivendo il libro, poi mi è venuta la fregola, no? Perché uno comincia, no? Così. E il libro poi l'ho consegnato, perché a un certo punto deve andare in stampa, no? Ed è finito. Ma io ho scritto vari altri capitoli dopo. Infatti. E adesso ogni tanto li pubblico sul giornale. Ne ho fatto uno sul polpo, per esempio, che non ero riuscito a metterci dentro. Anzi, a questo proposito, non so se ci sarà appunto la foto del polpo, perché non appartiene ai capitoli del libro, vi consiglio, coloro che hanno, credo, Netflix, perché poi uno usa tutte queste cose, Prime, Disney, non mi ricordo più, credo che sia su Netflix, c'è questo meraviglioso documentario che si chiama il mio insegnante polpo, qualcosa del genere, no? Perché c'è sia in inglese che in italiano. E questo documentario, in inglese è My Octopus Teacher, in italiano infatti, Il mio amico polpo. Ecco, Il mio amico polpo in italiano era così, no? E questo documentario ha vinto l'ultimo Oscar di quest'anno, del 2021. Quindi è un documento, di nuovo, è l'analogo, no, del premio Nobel della letteratura o del premio Nobel della medicina. In un documentario il massimo che puoi raggiungere è il premio Oscar. E allora ho fatto un articolo per Il Domani, che è uno dei giornali per cui scrivo, in cui ho raccontato la storia di questo documentario e che cosa il polpo ci può insegnare, perché il polpo è un animale straordinario. Anzitutto è uno degli animali molto intelligenti, perché noi pensiamo di essere gli unici intelligenti, in realtà al massimo pensiamo che i cani o i gatti un pochettino di intelligenza ce l'hanno, ma in realtà il polpo ha un'intelligenza diversa dalla nostra.
Noi ce l'abbiamo, chi ce l'ha naturalmente, perché al giorno d'oggi viene il dubbio, no, di pensare che ci siano, sì, no, che l'intelligenza esiste, anche il cervello esistano dentro certe persone, no? Dentro certi animali della specie uomo, no? Diciamo così, no? Ma la cosa interessante è che la nostra intelligenza è centralizzata, è come un'industria che ha un consiglio di amministrazione, un capo dell'industria, no? Il CEO, come si dice, no? Ed è il nostro cervello, no? Tutto il resto dipende dal cervello. Invece l'intelligenza del polpo è distribuita, i neuroni sono distribuiti in tutti i tentacoli, braccia, e le braccia, che sono otto, infatti non a caso si chiama octopus in inglese, no? E in queste braccia praticamente c'è un'intelligenza separata. Come sente il polpo il mondo? Quando io tocco per esempio qualcosa con le mani, beh, in realtà tutte queste informazioni vanno al mio cervello, che le mette insieme, no? E quindi le percepisce dal centro. Invece il polpo le sente direttamente sulle braccia. Cosa vuol dire questo? Non lo sappiamo, perché noi abbiamo un corpo e un cervello fatto diversamente, ed è molto interessante vedere che ci sono animali che risolvono gli stessi problemi nostri in maniera diversa e cercare di immedesimarsi con loro, così come a volte ci immedesimiamo con le altre persone, cerchiamo di capire cosa pensano gli altri e così via. Ma quando le persone sono così diverse, o un pipistrello, ci fu un filosofo famoso che si chiamava Nozick, che qualche anno fa scrisse un saggio, appunto un articolo, che si intitolava "Cosa si sente a essere un pipistrello?". E uno può dire, beh, in che senso? Perché il pipistrello, per esempio, usa il sonar, emette degli impulsi sonori che sbattono contro gli oggetti, tornano indietro, e lui riesce a capire. Il pipistrello è quasi cieco praticamente, vive in caverne, non ha bisogno degli occhi, e usa il sonar. Cosa significa essere pipistrello? È la stessa cosa che chiede cosa significa essere un sommergibile, perché anche il sommergibile fa la stessa cosa, no? Però forse il sommergibile capisce il pipistrello meglio di quanto lo capiamo noi, che invece siamo abituati a guardare con gli occhi, no? A percepire con i sensi. Quindi è anche interessante, no? Vedere che ci sono animali che hanno sensi diversi dai nostri. Insomma, in altre parole, è un po' il cantico delle creature. Il titolo, in effetti, Sorella Scimmia e Fratello Verme, sembra francescano, no? Sembra preso dal cantico delle creature, ma non è così, perché San Francesco, che viene in genere presentato come un santo che amava gli animali, che parlava con i lupi, con gli uccelli, eccetera. Se voi leggete il Cantico delle Creature, i suoi fratelli e sorelle sono il sole, la luna, i quattro elementi classici, no? L'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, e basta praticamente. E la morte. Come? E la morte. E la morte, va bene, certo, anche quella, certo. Però no, non ci sono gli animali. Ed è stranissimo questo fatto, che il santo che noi consideriamo per antonomasia come legato agli animali non ce l'abbia. E allora ho cercato di fare appunto quello che è il vero cantico delle creature, perché le creature sono quelle, non sono la luna, il sole o i pianeti, che sono cose tutto sommato morte già, no? Non chiediamo a un biologo cosa ne pensa dei pianeti. Ah, tu sai, cioè, giusto. Facciamo questa carrellata, allora, che dicevamo prima col gioco che vi ho chiesto. Allora, i primi animali sono dei conigli. Probabilmente dei conigli, anche se ho qualche dubbio, ma potrebbero essere dei conigli. Ammettiamo che siano dei conigli. Questi conigli sono dei conigli matematici, corretto? Ah, questo è interessante, perché poi, certo, ho detto sono un matematico, ma non è che me ne dimentichi completamente. Ci sono alcuni capitoli che effettivamente parlano di matematica. Ora, i conigli, primo capitolo in teoria, infatti anche mia moglie è biologa, e quando gli ho fatto leggere il primo capitolo, poi per un bel po' di tempo non voleva saperne di questo libro, perché credeva che fosse tutto così, cioè che fosse tutto legato alla matematica della biologia. Perché c'è un signore che si chiama Fibonacci, che nel 1202, quindi 800 anni fa, scrisse un famoso libro, che era un libro sui numeri, e si pose il problema di, poiché i conigli si sa che sono animali molto prolifici, no? Persino Papa Francesco ha detto, no? Dice che i cattolici non devono fare figli come i conigli, quindi vuol dire che anche in Argentina, no? C'è la stessa espressione, prolificano molto velocemente, e Fibonacci si fece un problema così, no? Disse, cosa succederebbe se io prendo una coppia di conigli, maschio e femmina, e penso che per un mese non prolifichino, e poi il mese dopo facciano una coppia di figli, maschi e femmine. Cosa succede quando si va avanti? E fu lì
che nacque quella che si chiama la famosa serie di Fibonacci, che qualcuno di voi avrà sentito nominare. Agli inizi si parte con una coppia di conigli, poi dopo un mese c'è sempre quella coppia lì, dopo un mese ce ne sono due questa volta, perché c'è quella di prima e poi ci sono i loro figli, però il loro figlio non prolifica ancora e loro invece al mese dopo di nuovo prolificano, quindi tre, poi 5, poi 8, poi 13. E cosa succede? Ogni volta si sommano i due numeri precedenti. Ed è una serie di numeri che uno potrebbe dire, vabbè, è un giochetto. E invece si è scoperto che questa serie di numeri è presente in natura dovunque. È legata, per esempio, al modo in cui le piante fanno le foglie. Se uno guarda i girasoli, per esempio, ci sono sui girasoli questi semi, e va a contare i numeri dei semi in queste spirali e sono numeri di Fibonacci. Voi guardate le vostre mani, avete 5 dita, 5 è un numero di Fibonacci, no? E così via. Ci si accorse, partendo dai conigli così quasi a caso, che in realtà si poteva trovare, e l'idea di Monod che dicevamo prima, ciò che vale per il batterio vale per l'elefante, qui in questo caso ciò che vale per il coniglio vale per molte cose nella natura, e la matematica a volte prende spunto da queste cose, quindi quello è un capitolo un po' più matematico effettivamente, no? Andiamo avanti, balene, qui se non mi sbaglio c'entra il nostro amico Galileo. Ah, questo è interessante, perché qui le balene c'entrano fino ad un certo punto. Galileo capì una cosa molto interessante nel 1638, pensate, anche lì sono passati quattro secoli quasi ormai, e capì che in realtà lui si pose di nuovo un problema, ovviamente per gli antichi, o meglio per quelli che vivevano qualche anno o qualche secolo fa, avere animali intorno era una cosa più normale. Noi oggi gli animali al massimo li vediamo a fette nei supermercati, no? E non ci accorgiamo nemmeno che sono animali, no? Sono parti ormai impacchettate che poi cuciniamo, no? E così via, e magari su questo potremmo dire qualcosa tra un momento. Però Galileo si prese per esempio un cane, no? E disegnò le ossa di un cane e poi si chiese come sarebbero le ossa di un cane se questo cane fosse doppio. Se tutte le cose fossero raddoppiate, e uno dice fai zoom, no? Cioè quando lo stampi più grosso. E si accorse che non è mica così, perché le ossa sono fatte in maniera tale da sopportare il peso di quell'animale. Per esempio le nostre ossa, noi siamo, cioè, mettiamo tra un metro e mezzo fino a 2 metri più o meno, no? Gli uomini, no? Sono fatte in certo modo perché c'è una certa massa corporea che deve essere supportata, diciamo così, e sopportata da queste ossa. Ma se noi fossimo alti 5 metri, per esempio, o 10 metri, saremmo completamente diversi. È quello che gli architetti o gli ingegneri chiamano il carico di punta, cioè non si può semplicemente pensare di aumentare le proporzioni nello stesso modo, perché tutte le ossa si romperebbero. E infatti la balena, tra l'altro, la balena è molto strana, perché se voi vedete uno scheletro di balena, non vi immaginereste mai come è fatto il corpo della balena. È molto interessante questo fatto. Mentre invece uno scheletro di uomo, qualcuno ha fatto un esempio, infatti l'ho messo nel libro, Jeremy Bentham, che è un famoso filosofo utilitarista del Settecento, aveva lasciato come testamento il fatto che quando moriva doveva essere spolpato anzitutto, non doveva rimanere soltanto lo scheletro, ma lo scheletro doveva essere mantenuto in un museo per preservarlo, e l'hanno fatto i suoi eredi ed è vestito. E effettivamente sembra effettivamente un uomo, cioè sì, un uomo un po' magro, no? I vestiti gli cascano un po' così, no? Non è bello pieno, ma nessuno penserebbe a qualche cosa di diverso. Mentre invece se voi vestiste una balena avreste un animale che è completamente diverso da quello che la balena effettivamente è. Perché? Dice Galileo, perché la balena sta nel mare, quindi lo scheletro di una balena ha da sopportare dei pesi completamente diversi, in maniera diversa, da quelli che ha invece da sopportare lo scheletro di un animale che vive sulla terra. C'è la spinta naturalmente di Archimede, no, di Archimede e così via. Quindi vedete come anche partendo da esempi banali, gli scienziati agli inizi, non è un caso che questi siano i primi capitoli, perché gli animali sono stati osservati da tempo immemore, ma studiati e capiti soltanto in tempi recenti, soprattutto coi mezzi appunto della medicina e soprattutto poi della biologia, della genetica, eccetera. Quindi agli inizi i capitoli sono un po' così, no? E parlano, fanno parlare il matematico Fibonacci, il fisico, lo scienziato Galileo e così. Ora vediamo la mucca di Pink Floyd.
Ah, questa è una cosa che in realtà tutti dovremmo sapere oggi, anche se molti non lo sanno, perché la storia dei vaccini non ci viene raccontata. E in realtà i vaccini prendono il nome da questi signori qua, perché vaccino significa che deriva da una vacca, no? Ed è successo alla fine del Settecento, che un signore che si chiamava Jenner sentì dire da una contadina, c'era un'epidemia di vaiolo, il vaiolo era un'epidemia tremenda, molto peggiore di quella che è stata il Covid, anche se il Covid forse poteva essere tremendo se non avessimo avuto, appunto, se non fossimo vissuti secoli dopo con la medicina moderna. Ma all'epoca il vaiolo mieteva cose tipo 20-30% della popolazione. Pensate alle percentuali, cosa significano? Oggi le percentuali del Covid sono minime rispetto alla popolazione. Noi abbiamo avuto 135.000 morti, no? Però su una popolazione di 60 milioni. 20-30% vorrebbe dire 20 milioni di morti, no? Cioè una differenza molto grande, no? E quindi era tremendo quando c'erano queste epidemie, non si poteva far nulla se non morire. Però qualcuno si accorse che il vaiolo veniva in due forme diverse, che infatti furono chiamate major e minor, oppure in inglese, perché il signore di cui stiamo per parlare, questo genere era inglese, major e minor, no? Però il minor, come dice, o il minor, era più piccolo, era meglio prendersi il vaiolo buono, diciamo, da quello cattivo. E allora la gente capì che se uno prendeva le pustole di coloro che avevano il vaiolo minore, e se le iniettava, notate che iniettare all'epoca non voleva dire avere gli aghi sterilizzati, cioè voleva dire farsi un taglio e mettercelo dentro, proprio letteralmente. Se si metteva una pustola di qualcuno che aveva la forma debole del vaiolo dentro una ferita, e si prendeva questa forma debole, che però era meno virulenta, diciamo, e di nuovo molti morivano con quel vaccino effettivamente, però una buona parte sopravviveva e diventava immunizzata. Il problema era che così facendo si continuava a diffondere la malattia, perché uno prendeva la malattia da una parte, è vero, si diffondeva la forma debole, però era pur sempre una malattia tremenda, no? E a un certo punto questo medico, che si chiamava Jenner, un medico inglese, sentì una contadina durante l'epidemia del vaiolo che disse, questa contadina, ah, ma io intanto non me lo prendo il vaiolo perché mi sono già preso quello della mia mucca. E lui, evidentemente i contadini lo sapevano, che il vaiolo vaccino, cioè il vaiolo delle mucche, in realtà immunizzava quelle che mungevano, le mungitrici del latte, anche dal vaiolo umano. E i contadini lo sapevano e lo usavano a fine personale. Jenner, che era un medico, invece, quando lo venne a sentire, disse, ma caspita, questa potrebbe essere la soluzione allora. Cioè, invece di iniettarsi il vaiolo umano, iniettarsi quello vaccino, che è molto più debole, che in realtà poi non dà quasi reazione all'uomo, e diventare immuni. Così fecero, lui fece esperimenti, si rifiutò di fare quello che oggi noi chiameremmo i brevetti, cioè di usare questa scoperta per fare quattrini. In realtà diede gratis l'idea al governo, no, così. E volete sapere la cosa più divertente, se questo diverte, perché in realtà, no? Che immediatamente ci furono i Novax, perché i Novax c'erano già anche prima, Il motivo per cui prima si era Novax, quando si iniettava le pustole del vaiolo umano, era un motivo, diciamo, xenofobico. Cioè la pratica arrivava dalla Turchia e non vorremmo fare in Inghilterra le cose che fanno i turchi, no? Era semplicemente razzista. Sono cose turche. Quindi erano cose turche, infatti anche noi abbiamo l'idea, no? E l'espressione che rimane, no? E quindi i Novax, i primi Novax, quelli contro il vaiolo umano, l'inoculazione del vaiolo umano, erano contrari perché la cosa era turca. Ma qui era ancora peggio. Cosa c'era di peggio dei turchi? Le mucche, gli animali, dice, ma non vorremmo iniettarci dentro di noi umani delle cose animali? Ci sono le vignette che uscirono subito dopo, quando la pratica incominciò a diffondersi, vignette che facevano vedere quelli che erano vaccinati con le corna, con le mammelle da mucca, no? E così via. Quindi noi crediamo che oggi i Novax siano un qualcosa che è nato così, cioè, ci sono sempre stati, perché c'è sempre stata gente un po' balzana, no? Che pensa che queste cose succedano così.
se mi inietto un pezzo di mucca, no, allora divento. Poi divento mucca, no? Oppure se mi inietto qualche cosa che è stato fatto in laboratorio, no, perché c'è qualcuno, no, che mi vuole controllare, eccetera. Quindi sono cose anche che servono a farci capire poi, che poi è l'insegnamento della storia. La storia, se uno la conosce, cerca di evitare di ripeterla. Se uno non la conosce, ci casca dentro e ci sbatte il naso. E non c'era internet, attenzione, al tempo, per diffondere le fake news, che è una parola inglese, quindi va bene. Questo è uno dei fringuelli di Darwin, quindi questo lo saltiamo. Sì, lo saltiamo, perché poi è proprio studiando questi fringuelli, cosiddetti fringuelli di Darwin, che lui capì che in realtà c'erano fringuelli simili in isole diverse, simili ma diversi, in isole diverse, ciascuna aveva un becco diverso che si era adattato ai semi delle piante che c'erano in queste isolette. E anche lì uno capisce che effettivamente, no, c'è questo adattamento che poi è l'idea fondamentale dell'evoluzione, no? Questo è un cane, Poveri cani, i cani purtroppo, quello è un capitolo triste, quello dei cani, sono i famosi cani di Pavlov. Pavlov era un medico russo, anche lui ha preso uno dei primi premi Nobel, tra l'altro, credo che fosse 1904 o 6, non ricordo più, comunque il premio Nobel fu iniziato, si cominciò a darlo nel 1900, quindi quasi subito gli diedero questo premio per la scoperta dei cosiddetti riflessi condizionati. Lui scoprì che, questo lo sapevano tutti, perché quando noi diciamo mi viene l'acquolina in bocca, cioè uno quando guarda i cibi che qualcuno sta cucinando o passa di fronte a un negozio, eccetera, tac, immediatamente, no, il nostro corpo reagisce come se stesse per mangiare. Ma lui fece questo studio sistematico di questi riflessi condizionati, capì che si potevano anche appunto condizionare gli animali facendogli avere dei riflessi che uno voleva produrre, e quindi questo fu una delle grandi scoperte. All'epoca non si capiva ancora bene come funzionasse il sistema nervoso. Notate che io dico all'epoca, ma sono passati 120 anni. Cioè, se uno pensa che 120 anni fa ancora il sistema nervoso non si capiva come funzionasse, quali fossero le parti importanti, eccetera, e che bisognasse purtroppo agire su questi animali. Come si faceva a farli salivare? Per questo che dico che è un po' spiacevole, perché lui tagliava, no, dei pezzi, metteva delle provette da cui usciva la saliva, e questi poveri animali erano animali da laboratorio. Questa è la parte un po', purtroppo, buia, diciamo così, che spesso gli scienziati usano gli animali nel modo che abbiamo detto agli inizi, cioè tutto è fatto per voi, o uomini, no? Usateli come volete. Però molti se la prendono giustamente, io credo, con l'eccesso di uso degli animali nella scienza, in particolare credo siano centinaia di milioni di cavie che ogni anno vengono sacrificate per fare studi che spesso sono effettivamente un po' di routine, no? E così via. Però molti di noi, e qui forse faccio questo, visto che il tempo sta avvicinandosi alla fine, faccio questa osservazione, questa riflessione che volevo far prima, che in realtà noi non ci accorgiamo di come noi trattiamo gli animali. È facile dire gli scienziati, no, nei laboratori, ma sapete quanti animali vengono uccisi ogni giorno nel mondo per essere mangiati, animali di terra? Sono cose tipo 200 milioni di animali che vengono uccisi così, no? Se aggiungiamo i pesci naturalmente spesso sono più piccoli, eccetera, quindi la cifra sale e si va oltre il miliardo, 1.300.000.000 di animali e pesci che ogni giorno vengono mangiati da noi, da tutti coloro che non sono vegetariani, come me, per esempio, no? Come me che non lo sono, intendo dire, no? Anche se poi devo dire che dopo questo libro comincia a diventarmi un po' indigesto il effettivamente tagliare il pezzo dell'animale che ho raccontato o che ho fatto raccontare dal Nobel della letteratura o dal Nobel della medicina. E la media, per esempio, nel mondo è che ciascuno di noi è responsabile della morte di 150 animali che si è mangiati durante l'anno, in un anno. Ora, 150 animali non sono pochi, però se uno ci pensa, non è che ci vuole molto a tagliare, per esempio, le cotolette di pollo, no? Fare un pollo alla settimana,
sono, no, non è poi molto, no? E sono 50 polli, sono già che se ne vanno così, no? I pezzi di vitello, no? Eccetera, eccetera. Questo è, alcuni scrittori, anche lì ho sempre scelto per evitare di nuovo delle polemiche, primo scrittori tipo premi Nobel, e secondo, visto che fanno paralleli di un certo genere, vi dirò di che tipo di scrittori, per esempio Isaac Singer, che molti di voi conosceranno, Nobel della letteratura, e polacco che è scappato dalla Polonia durante il nazismo, quindi sapeva benissimo che cosa è successo nei campi di concentramento, e lui dice: per gli animali Treblinka o Auschwitz sono la vita quotidiana. Quello che noi abbiamo fatto, noi uomini, diciamo così, o i tedeschi hanno fatto agli ebrei durante la guerra, che è considerato un obbrobrio, che è giustamente così, in realtà però gli animali, tutti gli animali, lo vivono e lo subiscono da sempre in tutto il mondo e nessuno se ne preoccupa. Oppure John Coetzee, il sudafricano, che ha scritto un bellissimo, una serie di racconti che si chiamano La vita degli animali, anche lui premio Nobel della letteratura, dice la stessa cosa. Cioè è vero, noi pensiamo ai campi di concentramento come delle aberrazioni del comportamento nei confronti dei nostri simili. Ma quello che facciamo nei confronti degli animali è simile a quello che abbiamo fatto nei campi di concentramento. Io tra l'altro personalmente ho visitato sia dei campi di concentramento che delle industrie di sfruttamento degli animali a Frei Bentos in Uruguay, per esempio, dove c'era la fabbrica della Liebig. Molti di voi ricorderanno i dadi gli estratti di carne, oppure le scatolette di carne in scatola, eccetera, che si facevano appunto dove c'erano queste grandi distese in Uruguay. E devo dire la verità che quando sono andato a visitare questi stabilimenti, ma sono uscito più toccato che dai campi di concentramento, perché nei campi di concentramento, se voi siete stati, io per esempio sono stato recentemente pedalando lungo i fiumi, no? A Mauthausen, sono cose un po' asettiche, certo, si vedono le baracche, però ovviamente non ci sono più gli uomini, no? Anche i forni, sì, però sono cose tutto ripulito, no? L'effetto è un effetto intellettuale. Quando si va a vedere questo Frei Bentos, cioè queste enormi fabbriche appunto dove si vedono ancora i percorsi dove gli animali venivano macellati, le canalette con il sangue che scolava, i ganci che servono per portarli. Sono uscito di lì, mi ricordo, questo era qualche anno fa, dove sono andato a fare appunto un giro da quelle parti. Sono uscito lì ed ero veramente turbato. Capisco che questi scienziati, che questi scrittori potessero scrivere cose del genere. Ora, Singer però, come ho detto, era un ebreo, quindi se lo dice un ebreo che sa cosa significa quello che è stato fatto agli ebrei, e ciò nonostante dice che agli animali è stata fatta la stessa cosa, forse dovremmo pensarci. E purtroppo siamo nell'epoca della crisi climatica, del COP26 che è appena finito o sta per finire. Noi non ci rendiamo conto del fatto che il consumo di carne al mondo è responsabile in buona parte dei cambiamenti climatici. Anzitutto perché noi pensiamo sempre sì, l'industrializzazione, l'uso dell'acqua, per esempio, l'emissione di gas tossici, ma le mucche emettono metano. Metà dei gas tossici non sono CO2, sono appunto metano e altri gas di quel genere lì. Sono emessi dagli animali di allevamento che noi alleviamo per mangiarci. Il 90%, pensate, il 90% delle coltivazioni mondiali è fatta per produrre mangimi per gli animali. Quindi noi, se noi mangiassimo direttamente i mangimi, cioè i vegetali, no, così, e ovviamente no, non avremmo bisogno di tutte queste cose. Il disboscamento dell'Amazzonia, che tutti imputano a Bolsonaro, giustamente, perché è lui che dirige, no, queste cose, ma lui non è che lo fa perché è un pervertito, dice voglio tagliare alberi, no. Vogliono tagliare alberi nell'Amazzonia perché c'è bisogno di sempre più pascoli per coltivare sempre più mangime che serve a produrre sempre più carne. Quindi forse se quando andiamo da McDonald's, per esempio, quando andiamo al ristorante, capissimo che mangiare carne, io non dico di evitarla completamente, però magari non mangiarla a colazione, pranzo e cena, forse si farebbe meglio per gli animali e per il clima.
Dunque, lo zero ci dice che abbiamo finito. Troppo siamo andati. Abbiamo finito, sì. Quel giochino che volevo chiedervi è una cosa rapidissima. Qualcuno alza una mano e mi dice: nel prossimo libro vorrei vedere un capitolo su... La tigre. Ah, la tigre. Preso. Per esempio, il letterato ci sarebbe subito, perché Borges è stato, a proposito di Argentina, no? Borges è stato uno che era ossessionato dalle tigri, ha scritto molte poesie e così via, quindi si potrebbe subito prendere una di queste poesie. Il problema vero è capire che, per fare un capitolo di un libro analogo a questo, che cosa la tigre ha insegnato agli scienziati. In quel caso lì ci sarebbe un collegamento col fatto che le tigri hanno queste strisce, no? Ora, come si formano le strisce? Turing. Questo è Turing, per esempio, no? Il problema della cosiddetta morfogenesi, come la genesi delle forme. Ed è un problema estremamente complicato. La soluzione di Turing era una soluzione puramente matematica. Lui non ha nemmeno citato gli animali, no? Anche se Waddington poi in realtà, no, era lui che gli aveva suggerito, per l'appunto, no, le tigri come esempi, no? Quindi quello è un capitolo che ho pensato a lungo, come si vede, no? Sono preparato, no, di scrivere. Il problema è che la morfogenesi è una cosa molto tecnica, è molto difficile da spiegare, è un processo matematico, ma visto a gentile richiesta proverò a farlo per il giornale. Un altro, sì. Il castoro, questo è un pochettino più complicato. Il castoro, ecco, quello avrei anzitutto problemi a trovare lo scrittore su due piedi. Beh, per esempio lì poi ci sarebbe ovviamente tutta la costruzione delle dighe, per esempio, no? Quindi l'architettura animale, cioè gli animali in questo sono affascinantissimi, ne ho parlato in parte per esempio quando racconto come le vespe fanno a costruirsi le tane, tra l'altro in maniera molto macabra, perché poi le vespe si prendono questi insetti che danno da mangiare alle loro larve, però per mantenere la carne fresca, e non avendo i frigoriferi come abbiamo noi, le devono mantenere vive. Ora è chiaro che gli insetti vivi non stanno fermi a aspettare che la prole tua, no, le mangi, no? E allora hanno questo veleno che paralizza, riescono a dare delle punture in punti speciali, no? Paralizzano il coleottero, quello che usano per dare cosa, se lo trascinano nella tana. Questo poveraccio è vivo, no? Ma immobilizzato, e gli depongono l'uovo sopra, e quando l'uovo si schiude la larva incomincia a mangiare questo poveraccio vivo, no? Quindi diciamoci la verità, la natura non è che sia tutta rose e fiori. Aliene è un giochino da ragazzi. Ancora uno e poi andiamo. Il camaleonte. Il camaleonte, per esempio, così come citavo prima il polpo, hanno questa enorme capacità di cambiare i colori. Ora, il cambiamento del colore è un processo veramente straordinario. Nel caso del polpo l'ho solo accennato, ma un libro che si chiama Altrimenti, che racconta più o meno quello che il polpo fa nel documentario che ho citato prima, spiega come anche il polpo ha questa capacità, no, di camaleontica, di cambiare colore a seconda dell'ambiente. Ed è un processo complicatissimo, perché ci sono vari livelli di sensori che emettono naturalmente delle sostanze chimiche, eccetera, no? Quindi praticamente tutte queste cose, no, che vedete, no, uno dice, non dico a caso, ma nomi così, no, di animali che vengono in mente, e molti di questi hanno degli insegnamenti da darci e possiamo imparare, e soprattutto imparare anche a rispettarli. Quando uno poi li vede dice: ah, guarda, questi sono così in grado di fare cose che noi non... Molti di noi sono camaleonti, soprattutto in politica, ma comunque, no. Dunque, il prossimo libro si intitolerà Sorella Tigre, Fratello Camaleonte. Ringraziamo il professor Di Freddi per questa stupenda serata. Grazie a voi. Ci vediamo domani ancora per Focus Live. Grazie professore, grazie Marco. Volevo segnalarvi che il libro del professore è in vendita dietro di voi. Grazie a voi.